Durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono due grandi fazioni, Germania, Italia e Giappone, che formano le potenze dell'asse, mentre Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, che formano lo schieramento degli alleati. L'Italia rimane neutrale fino al 10 giugno del 1940, quando Mussolini, a capo della dittatura fascista in Italia, annuncia davanti a migliaia di persone che la dichiarazione di guerra è stata consegnata agli ambasciatori. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli italiani festeggiano la notizia, ma molto presto si rendono conto dell'oscuro futuro che gli spetta. Mia mamma mi raccontava sempre che il 10 giugno del 1940 gli italiani erano tutti in piazza a osannare Mussolini. Soltanto erano passato 1 o 2 giorni dalla dichiarazione di entrata in guerra che ci furono i primi bombardamenti su Milano e mia mamma ricorda che la sirena suonò nel cuore della notte. Lei abitava in via San Gregorio 53, vicino alla stazione centrale, quindi un luogo preso di mira. Degli aerei francesi avevano sorvolato Milano, avevano bombardato. Beh, mia mamma e la sua famiglia in pigiama si precipitarono lungo le scale assieme agli altri inquilini, rifugiandosi in una cantina che però non era un rifugio antiaereo, e quindi se la casa veniva bombardata crollava tutto. Nel 1943, per volere della Germania, Mussolini viene messo a capo della Repubblica di Salò, fondata nella parte settentrionale del paese. Dopo lo sbarco degli alleati anglo-americani in Sicilia del 10 luglio 1943, il re fa arrestare Mussolini, ponendo fine al fascismo. Mentre gli alleati avanzano nel sud Italia, il nuovo governo italiano, guidato dal generale Badoglio, prepara l'armistizio con gli ex nemici, che viene annunciato l'8 settembre. Subito dopo i nazisti occupano l'Italia centro-settentrionale e liberano Mussolini. Il popolo è ormai stanco della guerra, delle barbarie del regime nazifascista e dei continui bandi per reclutare nuovi giovani. È così che nasce la Resistenza Partigiana, un grande moto unitario di partiti e di popolo coordinato dai Comitati di Liberazione Nazionale al quale aderiscono uomini, donne e ragazzi. Non parliamo quindi solo di resistenza armata, ma anche civile. Oltre ai partigiani e gruppi d'azione patriottica, ci sono anche oppositori politici, lavoratori deportati nei campi nazisti che sabotavano il lavoro dei tedeschi, e un altro consistente gruppo al quale non sempre si dà la dovuta importanza, il gruppo delle donne. Le donne sono state una parte fondamentale per la riuscita della resistenza italiana. Tante combatterono al fianco dei partigiani contro il nazifascismo. Imbracciarono le armi, si misero al fianco degli uomini e in alcuni casi venivano scelte come capi squadra e dirigevano l'intera brigata. Utilizzando le armi, le donne invasero un mondo prettamente maschile, ma non lo fecero per sentirsi importanti. Fu una questione di necessità in una situazione dove era giusto collaborare per una causa che coinvolgeva l'intera popolazione, l'essere liberi. Inizialmente vi furono delle contestazioni da parte di alcuni partigiani contro la presenza femminile, ma alla fine anche i più scettici dovettero ricredersi. Le donne combattevano al fianco degli uomini, nelle montagne, al freddo, in alcuni casi si dedicavano a delle vere e proprie azioni di sabotaggio militare, mettendo a rischio la loro vita. Oltre a spedire i partigiani in montagna a viveri e medicine, presero parte anche alla staffetta partigiana, grazie alla quale trasportavano armi e messaggi anche per lunghe distanze, diminuendo così le morti dei loro compagni. Alcune erano infermiere e curavano i feriti, altre nascondevano per brevi periodi nelle loro case i partigiani. La molla che spinse donne come Nori Pesce, Maria Rata Massariello, Jeni De Russo, Claudia Ruggerini e tante altre a partecipare alla resistenza fu determinata dal fatto che erano stanche della guerra, della fame, dei bombardamenti e volevano che i loro mariti tornassero a casa a condurre una vita da civili. Inoltre, partecipare alla liberazione avrebbe voluto dire cogliere l'occasione per poter affermare una volta per tutte i loro diritti, come la parità dei sessi e il diritto di voto. Nori Pesce, ad esempio, definiva la resistenza come una guerra alla guerra perché non ci fossero più guerre per riconquistare la libertà. Non voleva essere inoltre associata alla sola staffetta, si denominava infatti ufficiale di collegamento e questo ci fa capire come le donne ricoprissero anche un ruolo di direzione politica all'interno della resistenza. Per moltissime informazioni di cui ancora oggi disponiamo, dobbiamo ringraziare chi, una volta finita la guerra, ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia.
Un esempio è sicuramente Maria Rata Massariello, ex professoressa del liceo classico Carducci, che nel suo libro Il Ponte dei Corvi scrisse i suoi ricordi di deportata. Leggendo e ascoltando i suoi racconti, si evince che i motivi per cui ha scelto di sostenere i partigiani sono stati il suo contesto familiare, il padre era infatti un perseguitato politico perché antifascista, e l'uscita delle leggi razziali nel 1938 che le hanno dato la certezza che il suo schieramento fosse quello giusto. Molto spesso capitava che organizzasse incontri politici antifascisti con alcuni studenti per dargli conforto e per spiegargli nuovi piani d'azione, ma purtroppo questo la portò alla deportazione nel campo di concentramento femminile di Ravensbrück. Maria Rata ha costituito questo nucleo, poi per una spiata, una delazione, è stata catturata, deportata a Bolzano e fatta partire poi per il lager di Ravensbrück. È tornata, è riuscita a tornare in Italia, lei insegnava chimica e biologia al liceo Carducci, però mi pare che non abbia mai voluto parlare ai suoi ragazzi di questo trauma, perché lì ne ha viste tantissime. Insomma, quello delle partigiane era un lavoro prezioso, delicato e molto rischioso, per il quale, se scoperti, si veniva arrestati. Poi l'8 settembre, quando diciamo si è sfasciato l'esercito, naturalmente, diciamo, ho scelto questa strada perché ho capito che questi ragazzi in montagna avevano bisogno anche dell'apporto delle donne. Loro non, da soli non potevano, perché quelli che erano su in montagna non potevano naturalmente venire in città perché sarebbero stati arrestati. E allora mi sono decisa a fare la staffetta, ho incominciato a andare avanti e indietro a Boves con la mia bicicletta, portare armi, munizioni, documenti, notizie, medicinali, viveri, secondo quello che potevo avere. Ecco. Mi pare che fosse logico quella posizione, che a un certo momento bisogna operare, perché operare significa dimostrare coi fatti la validità delle idee. E allora naturalmente ciascuno di noi ha fatto quello che ha potuto nel limite delle sue forze, e quindi io ho scelto anch'io la strada della cospirazione. Oggi, 18 febbraio 1944, mi hanno preso in Viaselli mentre portavo le armi partigiane di Valdossola ed ora mi stanno trasportando a Monza. Penso che qualcuno della terza GAP ci abbia traditi. Non so se fosse un infiltrato o semplicemente uno di noi che, non sopportando più le torture, non ce l'ha fatta da parlato, ma se così fosse non potrei fargliene una colpa. Sono a Monza da 4 giorni, credo, non so. Penso di aver perso la cognizione del tempo. Durante queste interminabili giornate in isolamento in una cella, senza quasi mangiare, con un freddo da cani, i fascisti hanno cercato di farmi parlare in ogni modo possibile, arrivando ai limiti di ciò che un essere umano può sopportare. Ma io non ho parlato, a costo di farmi rompere la mascella. Il mio corpo è pieno di lividi per le bastonate, però non hanno avuto la soddisfazione di vedermi gridare, piangere, tantomeno parlare. Spero che siano fieri di me. Non tradirò i miei compagni, o almeno quei pochi che si sono salvati dall'ultima retata. Quello che più mi preoccupa è il fatto che vogliono andare a casa mia per perquisirla. Lì ci sono mia mamma e le mie 2 sorelle. Spero solo che non le credano miei complici e non facciano loro del male a causa mia. È passato un solo giorno, 5 dal mio arresto, e mi hanno trasferita a San Vittore nel raggio dei politici. Qui c'è un clima di solidarietà. Se una di noi fa una proposta, la si discute approvando o disapprovando, ma con urbanità, con amore direi. L'idea di una viene considerata l'idea di tutte. E se una riceve per certi raccordi misteriosi biscotti, tè o tavolette commestibili, tutte ne beneficiamo, perché qua quello che è di una è di tutte. Continuano ad interrogarmi. 2, 3, 4 interrogatori e sempre lo stesso risultato. Mi chiedono della dinamite di cui mi hanno trovato in possesso. Che cos'è quella roba? Non lo so. Che cosa ne volevi fare? Non lo so. Dove l'hai presa? Ma passava uno per strada e me l'ha cacciata in mano. Lo conoscevi? No. Non sono stati in grado di cavarmi altro dalla bocca. Non so se ci credono o meno. Quello che mi interessa è che da me non otterranno nulla. E probabilmente hanno iniziato anche a capirlo. Oltretutto ho saputo che una settimana dopo il mio arresto è avvenuto quello di Egisto Rubini, il comandante della mia GAP, che dovrebbe essere stato portato a San Vittore. Anche qui non riesco a rimanere con le mani in mano e cerco di rendermi utile il più possibile facendo la scopina.
Così aiuto a tenere pulite le celle e nello stesso tempo riesco a girare indisturbata per tutto il carcere, in modo da essere sempre informata su quello che accade e far girare le notizie. Ma nonostante ciò non riesco a far avere informazioni alla mia famiglia riguardo a dove mi trovo e come sto. Vorrei solo far sapere loro che sto bene, per non farli preoccupare ulteriormente. È già maggio e mi hanno trasportata da San Vittore al campo di concentramento di Fossoli vicino a Carpi. Da qui riesco ad inviare alcune lettere in modo clandestino, ma faccio ugualmente attenzione a ciò che scrivo. Così nel caso in cui dovessero trovarle non passerei più guai del dovuto. Probabilmente capirebbero che lo faccio solo per cercare di rassicurare i miei familiari, soprattutto mia madre, sul mio stato di salute e sulle mie condizioni di vita, che non sono delle migliori, ma potrebbero andarmi anche peggio, quindi tutto sommato non mi lamento. Finché sono nella mia madre patria, va tutto bene. Credo che stia per accadere ciò che non avrei mai voluto e immaginato. Stanno partendo tantissimi convogli di deportate da Fossoli verso il lager femminile di Ravensbrück, che si trova a quasi 100 km a nord di Berlino in Germania. Mi hanno trasferita il 2 agosto 1944. Ora mi trovo a Ravensbrück e per ottenere qualche razione in più di cibo mi presto a compiere dei turni extra di lavoro come taglialegna nel bosco, ma a causa delle condizioni igieniche disastrose mi sono ammalata di tifo, da cui sono fortunatamente guarita. Da quando sono qui non riesco più a mettermi in contatto con la mia famiglia, però ho conosciuto una ragazza che si chiama Maria Arata e che insegna al liceo Carducci. La vedevo afflitta, allora le ho mostrato uno dei miei tesori più grandi qui dentro, una mia fotografia a Milano, che rappresenta ciò che ho lasciato e che potrei non rivedere più, ma che allo stesso tempo mi dà forza insieme alla speranza di un mondo migliore. La fede in questo. Ecco cosa mi dà forza. In questo momento mi trovo nell'infermeria di Bergen-Belsen, il lager in cui mi hanno trasferita verso la fine del 1944. Durante il mio ultimo periodo a Ravensbrück mi riammalai di tifo, da cui guarì, ma una volta arrivata a Bergen-Belsen l'ho nuovamente ripreso. Non ce la faccio più, sono stanca. Mi trovo lontana da casa mia, dalla mia famiglia e dall'Italia. Sto perdendo la speranza di tornare e tutta la fiducia che ripongo nella vita, che mi ha fatta sopravvivere e non vivere, perché questa non è vita, è solo un andare avanti per inerzia. Forse spinti un po' dalla speranza che una volta usciti sarà tutto normale, tutto come prima. Ma dopo che hai passato così tante sofferenze, come puoi anche solo pensare di tornare come prima? E come si può pensare che un essere umano possa sopportare tutto questo? Mi chiedo per quanto tempo ancora riuscirò a resistere, ora che anche quello slancio dato dalla speranza mi ha abbandonata. Jenide Russo morirà il 26 aprile 1945. All'età di 28 anni, e il crollo psicologico le risultò fatale forse anche più di quello fisico. Poi c'è l'altra figura straordinaria di Claudia Ruggerini. Claudia Ruggerini che ha avuto un'infanzia terribile perché il padre era stato aggredito dai fascisti perché aveva partecipato a uno sciopero legalitario contro il fascismo, all'avvento del fascismo, era stato ovviamente schedato, aggredito da una squadraccia fascista ed era morto poco dopo. Quindi la sua infanzia era stata, la sua vita è stata segnata dalla vicenda del padre e quindi naturalmente Claudia ha deciso di partecipare alla resistenza. Aveva conosciuto un giovane viennese, Hans, era un ebreo che lei aveva aiutato, era finito prima a San Vittore, però era riuscito a cavarsela grazie anche all'aiuto di Claudia perché conosceva bene il tedesco, poi è finito a Mauthausen, da cui è riuscito a tornare proprio perché faceva da interprete. E poi Claudia ha partecipato alla resistenza nel Comitato Iniziative Intellettuali che si era stabilito a Milano, era riuscita a tenere contatti con l'avvocato D'Ambrogio e con Elio Vittorini, con Eugenio Curiel, proprio perché pensava non soltanto al presente, alla liberazione, ma al futuro. Dice: l'Italia si deve ricostruire dal punto di vista culturale, dal punto di vista etico. E poi ricorda nella sua testimonianza il giorno della liberazione di Milano, del suo ingresso al Corriere della Sera assieme a Vittorini e a tanti altri intellettuali. Sei forse il caso di presentarmi allora prima, eh?
Mi chiamo Claudia Ruggerini. Sono nata il 27 febbraio del 1922 a Milano. Sono partigiana Marisa. Va bene. La mia ribellione cominciò a partire dalla scuola materna, quando fu attuata quella che considero una violenza. Ero mancina, dovevo essere corretta e diventare destrimane, cosa che accadde. Poi, quando avevo 12 anni, mio padre subì una violenta aggressione da una ronda fascista, alla quale dovetti assistere dal balcone, in quanto ciò successe sotto casa nostra, e 2 giorni dopo morì per i colpi subiti. Nella mia vita hanno avuto grande importanza 2 persone. Mia madre Angelica, donna intelligente, aperta, lavoratrice, che desiderava per me un avanzamento nella scala sociale attraverso lo studio e l'attività professionale. E nonna Claudia, posta poco dopo la nascita in un brefotrofio di Milano e diplomata ostetrica. La mia cara nonna e la sua celebre frase: mi capissi no che la tusa lì. La fana got, le buone domande leci, sempre con del cobas. Mi ha telefonato un uomo e mi ha detto che c'è un prigioniero che gli ha passato il mio numero di telefono. Mi ha detto che è stato incarcerato e che domani verrà fucilato. Ho subito chiuso la chiamata. Parte di me spera che non lo sia, ma è sicuramente Hans. Chi altro potrebbe essere? Non ho voluto neanche sapere chi fosse il ragazzo in questione. Ho deciso. Andrò al consolato tedesco e cercherò di aiutare Hans in qualche modo. Ma ho paura. E se è già stato fucilato? E se mi scoprono? No, devo avere coraggio. A me già manca la libertà così, senza essere imprigionata. A lui è stata tolta un'ulteriore porzione di libertà e non posso neanche immaginare come si senta. Ero molto spaventata, ma sono stata fortunata. Il console non pareva essere un nazista, per cui gli ho esposto la situazione di Hans, anche se ha dovuto essere cauta, non si sa mai. Mi ha dato una lettera che ho consegnato ai nazisti che hanno il controllo del San Vittore, i tali marescialli Klemm e Klimsa. Ora devo solo sperare che ciò salvi Hans. Essendo questa lettera in tedesco, non ho potuto neanche sbirciare, quindi non ho nessuna assicurazione. Hans è salvo! Sta facendo l'interprete al San Vittore, e questo solo grazie al fatto che conosce il tedesco. Riesco sempre a rimanere circa 2 ore da sola con lui, e mi ha detto che sta monitorando la situazione controllando sempre chi esce e chi entra. Grazie a questo riesce a passarmi preziose notizie. Durante una missione ho visto dei carri armati tedeschi che stavano andando verso Villa d'Ossola, dove c'erano dei partigiani. Con una preoccupazione e un'ansia enormi, sono riuscita però ad arrivare prima dei tedeschi e ad avvisare il comando dei partigiani in tempo, facendoli trasferire per un po' tra le montagne. E per fortuna o per mia prontezza, anche oggi la si è scampata. Oggi sono stata chiamata per salutare Hans, che verrà portato in un campo di concentramento. Perciò ho ideato un piano: fuggire dalla sua cella, che tanto è sempre aperta, scavalcare le mura e nascondersi in una casa bombardata fino all'alba. Dopodiché si dovrà recare in Brianza, in una casa di famiglia. Spero vada bene, non sopporterei perdere un così caro amico. Non ho ancora sentito nulla da Hans. Che sia riuscito a scappare e non riesca momentaneamente a mettersi in contatto con me? Sarebbe effettivamente pericoloso, magari non vuole rischiare. Ma se invece è stato scoperto e deportato? O peggio, è stato già ucciso? Ho la mente così piena di grattacapi che non riesco a pensare. Sono stanca. Mi manca tanto la libertà. Oggi l'abbiamo scampata grossa, veramente grossa. Nando era ormai già partito per una località della linea gotica, quindi io e mia madre siamo tornate indietro a mani vuote. Siamo riuscite a reperire un passaggio da un carretto del latte che stava andando a Soresina. Ma ecco che spuntano 2 aerei inglesi che cominciano a mitragliare. Fortunatamente siamo riusciti a gettarci in dei fossati. Purtroppo il cavallo è morto, ma almeno il proprietario e mia madre si sono salvati. Abbiamo dovuto fare buona parte del resto del tragitto a piedi, ma siamo state consolate da una meravigliosa luna. Mai ho amato la nostra casa quanto dopo tutta questa fatica. Il 24 febbraio Eugenio Curiel, uno dei fondatori del Fronte della Gioventù, è morto. C'era in programma un'operazione, ma proprio il giorno prima uno dei ragazzi che lavorava con lui è stato fermato e sottoposto a un duro interrogatorio
dove ha rivelato il loro piano. Ed ecco che quel giorno degli agenti in borghese si sono presentati all'appuntamento. Lo hanno raggiunto con una raffica di mitraglia. Il CLN mi ha incaricata di riconoscerlo, essendo io studentessa di medicina. Ero spaventata, molto. Il locale per i riconoscimenti è frequentato e controllato da agenti in borghese. Ma, conoscendo bene l'addetto alle celle frigorifere, sono entrata nello scantinato dell'istituto di anatomia, sono passata a quello di medicina legale e ho effettuato il riconoscimento direttamente nel locale delle celle, dicendo all'addetto di conservare la salma fino al giorno della liberazione, che auspicabilmente non è lontano. Oggi, 25 aprile 1945, noi del Comitato di Liberazione Nazionale, alle 8 del mattino, abbiamo occupato il Corriere della Sera e abbiamo fatto uscire la prima edizione del nuovo Corriere. È stata una giornata indimenticabile, tutti festeggiavano la liberazione e la tanto agognata fine della guerra. Anche se ci sono ancora molte cose da fare, anche se c'è ancora una parte di Milano da liberare, posso finalmente dire che è arrivata la notte in cui potrò dormire tranquilla e serena. Finalmente siamo liberi, finalmente. Che bella la libertà. Non potevo più tollerare di non poter leggere Marx, Freud e i miei cari autori americani. Da quanti anni non potevamo permetterci tale lusso? Poi, nel dopoguerra, Claudia non si è più occupata di politica, ma ha voluto tenere vivi gli ideali della resistenza, che ha significato, secondo lei, un impegno disinteressato al bene comune. Credo che questo sia un messaggio importante. Pochi giorni dopo viene liberato anche il lager di Mauthausen e Hans le scrive due lettere dove la informa di essere sano e salvo e che ritornerà presto. I contatti tra i due però non continueranno. Nel 1947 Claudia riprende gli studi di medicina, decisione che le permette di conoscere il prof. Bruno Nolli, che diventerà suo marito. Al contempo frequenta anche un corso complementare di psicologia tenuto da Cesare Musatti, stimato professore con il quale prepara la tecnica del trattamento psicoanalitico nell'infanzia, tesi che le permetterà di laurearsi nel 1949. Ritenendosi non pronta per una specializzazione in psicologia, decide di prendere un'altra strada, specializzandosi così in neuropsichiatria nel 1952, con la tesi Contributo allo studio della personalità e dell'opera di Vincent van Gogh. Intanto nel 1950 era stata assunta all'INAIL, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, dove lavorerà per 33 anni come medico ambulatoriale di pronto soccorso e poi come consulente neurologo. Qui diventa collaboratrice del dottor Grossoni, primario neurologo a Niguarda, che qualche volta sostituisce per le visite neurologiche, che effettua sempre in maniera gratuita, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato. Nel 1953 si reca negli Stati Uniti, in quanto facente parte di una delegazione del Partito Comunista Italiano, insieme a Eugenio Reale e Antonio D'Ambrosio, che aveva il compito di convincere Picasso ad autorizzare il trasferimento del suo celebre quadro Guernica a Milano, in occasione della mostra a lui dedicata a Palazzo Reale. Il pittore accetta. Questo evento verrà rievocato più tardi nel 2012, sempre in una mostra, sempre su Picasso, sempre a Milano, sempre a Palazzo Reale. Nel 1954, per qualche mese, lavora presso l'Istituto Psichiatrico di Mombello di Limbiate, con il ruolo di assistente provvisorio, prendendo in carico 300 pazienti croniche. Nell'ambulatorio INA Marò, ospedale dove diventa anche primario neurologo, trova l'occasione di visitare bambini ritenuti problematici, che in verità sono spesso bambini meridionali portati in Lombardia, dove i genitori sono emigrati, in occasione del compimento del sesto anno di età, per l'inizio delle elementari. Questi né parlano la lingua italiana né hanno i prerequisiti per l'iscrizione alle scuole primarie. Dopo grandi lotte riesce a ottenere che questi bambini con problemi didattico-culturali non vengano inseriti nelle scuole speciali, luogo per pazienti con patologie neurologiche o psichiche. Anche dopo il pensionamento nel 1987 continua a lavorare per 10 anni come volontario in ospedale. Nel 1988, in seguito alla morte precoce della sua unica nipote, diventa insieme ad Anna Mancini, cara amica che invece aveva perso il marito, socio fondatore dell'associazione ADVAR per l'assistenza gratuita domiciliare di malati terminali di cancro da parte di un'equipe medico-infermieristica e di volontari. Il 4 luglio del 2016, all'età di 94 anni, muore.
Io credo che questo discorso, questo appello alla solidarietà, non essere indifferenti, perché l'indifferenza, il voltare la faccia dall'altra parte di fronte alle sofferenze del prossimo, non va bene, in particolare in questa fase, ma è un messaggio che ci viene dalla Resistenza. Claudia l'ha sempre raccolto. Lei non è stata mai indifferente di fronte alle sofferenze del prossimo, di fronte alle sofferenze dei bambini, perché è stata primaria all'ospedale di Ro, neuropsichiatra infantile, e si è sempre dedicata con passione alla salute dei bambini. Ha detto: questo è quanto mi ha insegnato la Resistenza, dedicarmi al bene del prossimo. Credo che questo sia uno dei messaggi più forti che ci vengono da Claudio, ma anche da tante donne e tanti uomini che hanno partecipato alla Resistenza italiana.